Oggi con Piave TV andiamo a Jesolo per vedere insieme un'iniziativa che è stata presentata, ovvero il gommone di Uguali nel Vento. È stata una cerimonia informale quella che ha accompagnato la consegna del gommone donato dal Lions Club Jesolo Lido alla locale associazione velica Uguali nel Vento, che ha come obiettivo la diffusione della passione per il mare, in particolare per lo sport della vela praticata senza distinzioni, limiti o barriere. Come siete arrivati a questa decisione? Beh, questa è la decisione proposta dal Presidente del Consiglio e appunto è stato deciso di fare questa donazione per gli Uguali nel Vento. Penso che sia una cosa che serve tra l'altro a loro, e è stata la decisione venuta fuori perché ci vogliono anche dei soldi. Abbiamo risparmiato su qualche cena, magari su qualcosa, che è venuto fuori appunto i soldi per poter fare questo. Con questa iniziativa la località balneare si conferma una spiaggia per tutti. A Jesolo sono tante le iniziative benefiche che facciamo durante l'anno, tantissime. La più importante direi che è quella legata al presepe di sabbia, in cui tutti i visitatori, o chi vuole ovviamente, fa delle offerte che vengono dedicate a opere benefiche nel mondo, non solo in Italia. Lions spesso è presente su queste iniziative benefiche che facciamo. E questa è un'ennesima opera benefica che fa Lions di Jesolo, e quindi ringrazio pubblicamente l'associazione per tramite del suo presidente Ugo Cavalin pro tempore. Aiutare Uguali nel Vento è sicuramente, la ONLUS è sicuramente un'iniziativa buona, perché queste persone che purtroppo hanno qualche problema possono tranquillamente curare il loro hobby, le loro passioni, come tutti noi. Quindi complimenti all'associazione per questa iniziativa. La vela è uno sport dove normodotati e diversamente abili possono sfidarsi alla pari, come nella classe 2.4. Uguali nel Vento partecipa a numerose regate nazionali e vanta presenze azzurre alle Paraolimpiadi. La vela è uno sport in cui la disabilità può competere con i normodotati. Quando cominciamo una regata, la cosa bella da vedere è proprio la pensilina da dove ci imbarchiamo, con le nostre carrozzine lasciate a terra, e tutti insieme andiamo a gareggiare. Questa è un'idea che è una immagine che ho sempre avuto da anni, perché stiamo parlando già nel 1996, siamo nati come organizzazione, come associazione, e da quel momento abbiamo cominciato a vedere appunto queste carrozzine lasciate a terra, i nostri problemi lasciati a terra e in mare come velisti e basta, insomma. Sul piano organizzativo, il mare jesolano ospiterà due regate zonali, ma soprattutto la 16ª edizione del trofeo Città di Jesolo, in calendario il 5 e 6 maggio prossimi.